Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a tutti voi, benvenuti ai nostri amici, agli autori di questo libro Il Narcos, che sono Daniela De Crescenzo e Tommaso Montanino, benvenuto a Gigi Di Fiore, grande esperto di nera, di camorra, di storia, lui è l'autore adesso di questo, di tanti libri, questo è l'ultimo, Le Borboniche, molto intenso, molto avvincente, e avvincente è la categoria che si applica molto bene a questo libro, Il Narcos, che veramente evoca cose shakespeariane. Ci sono più cose in cielo e terra di quante ne possa sognare la tua filosofia. È più complessa la realtà di quanto possa esserlo un personaggio inventato, che so, per una fiction, di quelle che sono tanto in voga, o da uno sceneggiatore di un film di Scorsese o di Francis Ford Coppola. Perché il protagonista della storia raccontata da Daniela De Crescenzo e Tommaso Montanino è veramente un personaggio incredibile. È un personaggio la cui vita, le cui vicende superano, travalicano di gran lunga qualsiasi sceneggiatura e qualsiasi invenzione. È un personaggio che è stato raccontato in queste pagine in una specie di presa diretta, in una testimonianza, da una parte a partire da una testimonianza che è quella di Montanino, che è un esponente, un investigatore della Guardia di Finanza, che ha seguito per 10 anni, ha dato la caccia a questo narcotrafficante tra i più importanti, tra i più pericolosi e tra i più singolari, che Daniela De Crescenzo racconta, tratteggia con una scrittura molto fluida, molto 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 godibile, che veramente adombra un racconto d'avventura per certi aspetti, non solo per persone che si interessino di questo genere di storie, ma per tutti e soprattutto per chi intende conoscere a fondo e in modo anche serio, adeguato, una parte di un comparto della criminalità organizzata. Chi è Raffaele Imperiale? Raffaele Imperiale è intanto un cinquantenne oggi, no? Perché è del 74, ho trovato questa data. Voi non dite mai quanti anni ha, però. Non c'è mai scritto. E vabbè, ma nel momento in cui si scrive si mette il nato del... Comunque, è un uomo che oggi ha 50 anni e che ha avuto una carriera criminale molto importante. Ha avuto a che fare con i più importanti narcotrafficanti del mondo e ha cominciato la sua vicenda criminale esistenziale a Castellammare. È nato a Castellammare e nell'ambito di una famiglia che qui viene anche raccontata, di cui si fa diciamo un ritratto importante, perché mette in evidenza gli intrecci che già negli anni 70 esistevano tra criminalità e imprenditoria. Il padre è una sorta Leonardo, è una sorta Ludovico, una sorta di, è un costruttore praticamente, che ha un'attività molto già contigua a quella criminale, ai clan dell'epoca, della zona. Per esempio a Cesarano, io mi sono molto divertita quando ho trovato Cesarano, che sarebbe quello lì che scappò nell'aula bunker di Salerno durante il processo, perché quando insegnavo, anche Francesco Romanetti ha fatto questa esperienza come me di insegnare a storia del giornalismo a Federico II all'epoca io ero, l'ho avuto come studente a distanza, avendo una serie di ergastoli, e anche gli ho fatto l'esame, non me lo scorderò mai, indovinate quanto gli ho messo. No, però vi dico, uno dei più veritati 30 che abbia mai dato, perché questo signore si era preparato su
Luigi Albertini, il direttore del Corriere della Sera, in una maniera incredibile, parlava benissimo e fu un'esperienza interessante perché mi resi conto di quanto fosse diverso dallo stereotipo che io avevo in mente del camorrista, perché già negli anni 70 cominciano a succedere alcune cose, queste ce le spiegherà anche bene Gigi e sono molto presenti anche in questo libro. Allora, Raffaele, fino a ragazzino e chiattoncello, tipo soggetto, dice Daniela, e è un ragazzo che però a 11 anni viene rapito. E questo rapimento rimane un po' avvolto nel mistero. Lui poi viene rilasciato, non si sa bene se dietro pagamento di un riscatto oppure perché riesce a scappare. Sta di fatto che lì forse c'è lo snodo della sua vita, perché piuttosto che prendere le distanze dalla dimensione criminale, a quanto pare proprio a partire da questa sua storia, lui si avvicina alla fascinazione dei clan e diventa di lì a poco sostanzialmente una persona, comincia a seguire Cesarano, gli piace molto questa famiglia mafiosa, camorrista, e finché si trova già coinvolto in una vicenda di spaccio, massacra di botte uno, insomma, a un certo punto proprio Cesarano fa sapere al padre: meglio che tuo figlio si allontana, e il padre lo porta in Olanda, e in Olanda Raffaele prenderà il volo. E Daniela racconta, io non vi riassumo, faccio solo una rapida, diciamo, introduzione su tutta questa vicenda. Qui interviene, qui diciamo comincia poi la parte forte, anche più forte del libro, quella che Tommaso Montanino ha, credo, anche animato con la sua esperienza diretta, perché Tommaso Montanino è colui che poi lo acchiappa, lo arresta, questo signore. Ma prima dell'arresto ci sarà una vicenda in virtù della quale Imperiale restituisce due Van Gogh allo Stato, pensando così di attutire, di limitare la sua pena, insomma fa una trattativa. Viene imprigionato, continua ancora dal carcere ad avere un ruolo forte, importante e attivo nel crimine, e alla fine cede anche un'isola che sta di fronte a Dubai, allo Stato, di cui lui è proprietario, essendo straricco, pur di ottenere uno sconto di pena. Alla fine però Montanino lo dice nel libro, nell'introduzione, se lo trova di fronte e lo vede scendere da un aereo che atterra nello stesso hangar dal quale 30 anni prima era partito il giudice Falcone per l'ultimo viaggio verso Palermo, prima dell'agguato poi fatale di Capaci, la strage, che lo vedrà vittima con la scorta e la moglie. E dunque una storia avvincentissima, affascinantissima, che adesso, nella quale adesso noi ci addentriamo. Prima però, io credo che sia bello anche dare conto di quello che vi dicevo all'inizio, la scrittura, perché è un libro veramente avvincente. Vi dico, vi leggo poche righe, prima di cedere la parola a Gigi Di Fiore, che ci dirà come lui ha letto questa vicenda. E allora qua si parla di una vita rocambolesca e rischiosa, sempre di corsa tra doppi e tripli giochi. Ha messo in piedi, Raffaele Imperiale, due famiglie generando cinque figli. Si è spostato tra l'Italia, l'Olanda, la Spagna, il Sud America, l'Africa e gli Emirati Arabi. Ha conosciuto i trafficanti del cartello del Golfo, i militanti delle FARC colombiane, gli uomini della DEA e dei servizi di intelligence e delle forze dell'ordine di diversi paesi. E molti li ha incontrati inventando situazioni da romanzo. Ha passato il Natale a giocare a zecchinette in un covo degli scissionisti, suoi primi alleati, e ha vissuto in una suite dell'Hotel Bel Air, che è un 7 stelle, dove una stanza costa 2.000 euro a notte. È entrato clandestinamente in una galera libanese per incontrare un socio di affari, è stato due volte lui stesso nelle carceri di Dubai, e da lì ha continuato indisturbato a gestire i suoi commerci. Ha avuto rapporti di affari con i maggiori trafficanti di cocaina del mondo: Rick Van der Bank, Mick Cole, Martin Mitch, Samir Bouyakhrilang, nomi difficili, più noto come Scarface, e ce ne sono tanti altri, c'è una lista lunghissima.
Con loro ha creato una joint venture della cocaina che, secondo la DEA, ha movimentato merci per un valore di 23 miliardi e che, secondo Bruno Carboni, ultimo socio di Lelluccio, perché Raffaele è detto Lelluccio Ferrarelle, ha fatto arrivare in Europa 400 tonnellate di droga ogni mese. Ha tentato disperatamente di imparare a suonare il piano, spendendo una fortuna in lezioni private. Parla quattro lingue e ha gestito un'impresa legale con centinaia di dipendenti e una legale con una sede di 800 metri quadrati nella Concord Tower di Dubai, dove ha anche comprato un'isola nel futuribile complesso The World. Qui mi fermo, ma qui poi continuerete voi, o meglio qui continua Gigi Di Fiore a dirci come lui ha letto questo personaggio, questa storia. Grazie, buonasera a tutti. Io devo dire che chiunque si occupi per studio, per attività varia di storia criminale, con questo libro si trova di fronte a uno spaccato completamente nuovo da luoghi comuni e da cose risapute, dette e ridette. C'è un approccio metodologico che è il rigore delle fonti giudiziarie, e qui c'è tutta la mano di Daniela, e un altro molto interessante che è l'esperienza diretta dell'investigatore seguito questo personaggio per anni attraverso indagini complesse e assai difficoltose. La cosa che emerge subito è che questa storia smentisce alcuni luoghi comuni sulla criminalità organizzata e la camorra in particolare. Questo personaggio appartiene a un gotha che non può essere inquadrabile in un clan, in una famiglia, in un'organizzazione particolare, ma è quello che al di sopra di una serie invece di disperati, di gente che si ammazza per piazze di spaccio, per fette di territorio, per prevalere su un clan rispetto ad un altro, che sono poi l'anello finale dei rivenditori al dettaglio di tutta questa merce droga che fornisce questo voto a cui è appartenuto Imperiale. E quindi ci si trova di fronte a una descrizione che è assai interessante proprio da questo punto di vista. Quando si affronta il problema della fornitura e quindi del rilievo che ha avuto Imperiale nella guerra di Scampia e quindi l'accostamento con i Pagano Amato, che erano poi i famosi scissionisti, quelli e hanno acquisito questi scissionisti potere e capacità quindi di sfidare Di Lauro, proprio perché avevano il rapporto con chi era in questo gotha, chi forniva grossi quantitativi a livello internazionale di merce di grosso rilievo e quindi potevano fare in proprio senza dover sottostare al clan dominante del momento. Quindi di fronte a questo spaccato, a questa realtà criminale che determina poi quella sotto, ci si trova a conoscere una serie di nomi che facevano parte di questo club di gente che sta a Dubai, che spende 4.000 euro per mangiare, che si sposta poi in Africa per avere contatti con i produttori, in Sud America, poi nel Libano, poi in Siria, parla più lingue. E siamo di fronte ad una realtà criminale che è interessante da approfondire e conoscere, noi che siamo invece abituati a raccontare il delitto del disperato che ha ammazzato perché la piazza di spaccio la stava perdendo, uno che viene da un'estrazione sociale bassa. Ecco, un altro luogo comune che smentisce questa storia è che la carriera criminale non è necessariamente, viene fatta per bisogno e per scalata sociale da chi appartiene a un sottoproletariato, ma può essere anche avviata da un figlio di un imprenditore edile, che certo è borderline, ha a che fare con clan della Camorra, una realtà particolare, però comunque è figlio di una media borghesia di imprenditori locali. Primo luogo comune. Un altro aspetto, ecco, sono tutti elementi di interesse e di riflessione più generale che offre questa storia. Come nasce la vicenda Imperiale? Lo ha detto Titti poco fa, Imperiale è costretto ad andarsene perché rischiava la pelle, quindi ad andarsene da Castellammare e va in Olanda dove c'è il fratello Sami che gestisce un coffee
dove per le leggi dell'Olanda si può vendere la droga legale. Che cosa succede? Riflessione interessante tra quelli che sono pro o contro la liberazione della droga. Che in questi coffee dove si vende la droga legale sono anche luoghi dove si vende quella illegale, quindi sotto banco, quindi si vende anche la cocaina, quindi il cliente di questo tipo di droga vietata sa che lì la trova e quindi la va a comprare lì. Quindi è tutto un dibattito che si apre sulla liberalizzazione della droga, su che cosa può far scatenare, quale va liberalizzata e quale no, quale va vietata. Questo è il momento di inizio di una carriera e di un modo di vivere di questo imperiale, che comincia quindi a gestire, partendo da lì, viaggi internazionali di grande rilievo, frequenta queste persone che sono i trafficanti internazionali, i quali però sono naturalmente gente cinica, gente che può commissionare al disperato di turno un delitto per ammazzare il concorrente, quindi non è che sono poi stinchi di santo oppure sono al di sopra con le mani pulite da questo punto di vista, è gente che usa delle criptare le conversazioni, e qui c'è la grande difficoltà affrontata nelle indagini in maniera sofisticatissima, che investe in Bitcoin, che insomma è uno spaccato di realtà e di storia criminale molto interessante, perché completa tutto uno scenario e tutto un quadro che invece affrontava l'altro punto di vista, forse l'anello terminale di questo che era al di sopra di questa realtà. Si è sempre detto che i clan che contavano, quelli che avevano potere rispetto agli altri, i clan della Camorra, erano quelli che potevano mandare sul territorio, sul posto, dei loro emissari per poter fare da tramite e quindi acquisire la droga. Questo era avvenuto anche nel contrabbando di sigarette, quando alcuni clan mandavano nella fase finale del contrabbando di sigarette, quella degli inizi del 2000, quando mandavano dei loro uomini nel Montenegro o in Albania perché potevano avere a che fare con il transito delle sigarette di contrabbando, oppure è avvenuto con la droga quando qualcuno mandava in Spagna altri, ecco gli amati, poi Yamato sono stati chiamati pure gli spagnoli perché mandavano dei loro uomini in Spagna, che era il ponte di transito del traffico di rilevanti partite di droga. Ma sopra tutto questo ci sono questi trafficanti internazionali, questi che si muovono in questo modo, che investono, come ha ricordato Titti, possono anche fare l'affare pensando che hanno una garanzia, perché possono comprare i due Van Gogh rubati e li mettono in cassaforte pensando che un domani possono essere anche una garanzia che gli può assicurare delle prerogative di trattativa processuale con gli inquirenti, e insomma gente di questo spessore, di questa capacità. Ecco anche quindi l'importanza e il rilievo che ha avuto, e qui gli investigatori hanno avuto un'importanza notevole, la collaborazione con la giustizia di un personaggio di questo tipo, perché siamo a un livello alto, si pensa sempre che possa dare più notizie il killer rispetto o un capo territoriale, no, possono darne anche, poiché hanno avuto a che fare con più gruppi, con più personaggi o più persone, ne può dare molte un collaboratore di giustizia di questo tipo e di questo spessore. Un altro luogo comune che questa storia va a smentire, che riempie poi i connotati del 416 bis dell'associazione mafiosa, è che una delle prerogative di chi è destinatario di una contestazione di associazione mafiosa c'è il controllo del territorio. Imperiale non controlla nessun territorio, li controlla tutti e nessuno, perché attraverso la sua attività al di sopra di traffico e di assicurazione di questi grossi quantitativi di droga non ha necessità di appartenere a un clan, a un altro, controllare un territorio perché è una piazza di spaccio, perché ha bisogno quindi anche di un gruppo di fuoco per ammazzare i rivali. Ecco l'importanza tutta da queste poche e rapide cose che mi sono venute in mente leggendo tutto il libro di questa storia, del racconto che
è documentatissima naturalmente dagli atti, dalla esperienza diretta, e si segue in successione in maniera avvincente con una lettura chiara di cui certamente non c'è bisogno che faccia gli elogi, perché lo sappiamo benissimo. E quindi queste sono le prime cose che mi vengono. Io penso che sarà bello se facciamo due giri rapidi. Allora, ha detto due cose molto interessanti Gigi, a proposito dei luoghi comuni, che chi non è esperto come noi, come la maggior parte dei presenti, deve ben tenere presente. Quindi non si aderisce alla camorra solamente per fame, per miseria, perché non c'è altra scelta, ma può essere un'ottima chance per fare carriera, può essere un investimento, può essere un modo di realizzare un'ascesa economica e sociale. Però per la maggior parte dei giovani napoletani è in molti casi che si avvicinano al crimine. Questo lo chiedo all'investigatore, all'esperto di criminalità sul campo. Per molti è una sorta di, anzi per la maggior parte della manovalanza del crimine, non c'è altra scelta. Questo anche perché, e questo lo dice Roberto Sabiano, io sono molto d'accordo, a Napoli gli unici che investono veramente sui giovani sono i clan. Io vorrei sapere lui che ne pensa. Io sono convinta che questo sia molto vero, perché al di là delle parate, delle passerelle, dei vari modelli Caivano e di cose di questo genere, la sostanza dietro l'apparenza è che i giovani di Napoli siano totalmente esposti a questo tipo di seduzione. Un'altra cosa che ha detto Gigi: non controlla il territorio imperiale, ma è uno al di sopra. Perché? Perché non ne ha la necessità. E allora questo adombra una cosa che voi nel libro evocate molto, e cioè un passaggio proprio di stato, di categoria, una sorta di clan o criminalità 2.0 che vive nel web, che traffica in criptovalute, bitcoin, che è immateriale per così dire, o comunque muove risorse e uomini senza, tra virgolette, sporcarsi le mani in apparenza. Mi interessa sapere, poi magari da tutti e due, sei più o meno pericolosa dell'altra camorra. Però io vorrei pregare Montanino, perché è troppo bello, di cominciare a raccontare proprio la sua esperienza, magari partendo dalla storia dei due Van Gogh, che è magnifica. Allora, innanzitutto grazie per essere intervenuti. Lo so che i parenti siano stati costretti da Daniela. No, perché le prime presentazioni le abbiamo fatte in provincia, io vengo dalla provincia e quindi riempivo sempre queste sale con 150 persone, e lei, diciamo, un po' come si dice, rosicava. Esatto. Adesso stasera sta giocando in casa, vabbè. Comunque. Non siamo allora, partiamo dal... Sì, allora, la prima cosa che mi chiedono sempre è l'esperienza di Van Gogh, lo so che è la cosa che suscita... Allora, i Van Gogh sono il motivo per il quale poi mi portano a scrivere anche il libro, perché è un'esperienza particolare, vi spiego anche il perché. Allora, Raffaele Imperiale offre questi due Van Gogh allo Stato, chiaramente per ottenere uno sconto di pena. Noi li andiamo a sequestrare nella sua casa natale, quella lì di Castellammare di Stabia, dove ci sono i genitori, lui è latitante a Dubai. Questi due padri sono avvolti in stracci e chiusi con dello scotch da imballaggio. Prendiamo questi quadri e li portiamo in caserma, siamo io e il mio collega Rosario che ci ha dato nel libro, e quando apriamo questi quadri devo dire che si sprigiona un'energia fortissima, e io dico quasi si avvertiva la presenza del pittore nei nostri uffici. Effettivamente uno dei due quadri, quello dipinto sulla spiaggia di Scevenin in Allaia, lui lo dipinge, il pittore, fino all'Ottocento, e lo dipinge sulla spiaggia di Scevenin in una giornata ventosa, e la sabbia si alza e si mescola ai pennelli del pittore. Questi granelli di sabbia noi li troviamo sul quadro di Van Gogh, e vi dico, è un'emozione forte toccare, cioè non capita tutti i giorni toccare due quadri di Van Gogh. Che cosa succede? Questo accade nel 2016. Nel 2021 c'è la decrittazione delle chat, che è il punto di svolta dell'indagine poi sul narcotraffico e su Imperiale in particolare.
e io mi trovo all'AIA per esaminare tutto questo materiale. Era, pensate, solo imperiale aveva circa 150.000 chat, quindi tra file audio, video da esaminare, un lavoro veramente enorme. Una sera mi trovo all'AIA sulla spiaggia di Scheveningen e calpesto con la stessa sabbia che mi ero ritrovato sul quadro, e mi viene questa illuminazione del libro. Dico, no, questa è una storia troppo, diciamo, particolare. E quindi ecco come nasce anche l'idea di questo libro. Poi vi dico anche perché l'ho scritto con Daniele. Questo è un mistero. Questo è un mistero. Pensate che era svelato. Inizia, il nostro contatto inizia nel 2016. Poi interrompo perché devo continuare l'indagine, quindi non posso scrivere il libro. E riparte poi a pieno ritmo 2022 fino al 2024, noi tutte le sere ci siamo scritti e sentiti. Quindi pensate un po'. Dici pure qualcosa sulla tecnica di scrittura. Potrebbero farne un altro libro però. Sì, sì, possiamo farlo. La tecnica, come la tecnica è stata questa. Io raccontavo i vari episodi, perché chiaramente poi ho conosciuto Imperiale da vicino, ho seguito tutta la sua collaborazione, quindi io raccontavo questi episodi a Daniela, poi insieme, diciamo, io scrivevo qualcosa, lei scriveva dall'altra parte, la sera ce li scambiavamo e lei ogni tanto mi correggeva, diceva vabbè, c'è la maestrina, perché chiaramente la mia difficoltà più grande era abbandonare il linguaggio tecnico, quello da, diciamo, da finanziere. Più che la maestrina, la maestria. Sì, 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 sì. La sì. Sì, lo so, sono in territorio ostile, ho capito. Sì, sì, sì. No, dico adesso, perché scelgo Daniela? Perché scelgo Daniela? Perché lei aveva, diciamo, era entrata nelle case delle vittime innocenti di Camorra. Ecco, noi in questo libro, e questa è un'altra cosa che vorrei sottolineare, abbiamo voluto evitare, fin dal primo rigo che abbiamo scritto, la fascinazione del male, perché questo personaggio, quando diciamo leggerete, è a tratti affascinante, e noi abbiamo cercato di evitare, diciamo, questa cosa, soprattutto perché, a proposito di giovani, io vorrei presentare questo libro, e già ho avuto diversi inviti insieme a Daniela nelle scuole. Perché? Perché vogliamo far capire, e questo nel libro traspare, almeno lo spero, che a questa vita fatta di lussi si contrappongono i morti. Si contrappongono i morti della povera gente, dei poveri giovani che per pochi spiccioli muoiono per, diciamo, favorire la carriera criminale di Raffaele Imperiale. Quindi a tutto questo lusso si contrappongono le vittime innocenti di Camorra. Ed è questa parte anche, diciamo, è descritta nel libro. Non a caso chiediamo di fare la prefazione a Paolo Siani, noi qui siamo nella saletta Siani, quindi vittima di Camorra, quindi vogliamo dare anche questo taglio al libro, quindi non vogliamo mitizzare Raffaele Imperiale, ma la sua vita ci serve per descrivere uno spaccato del mondo del narcotraffico, che questa volta ha parecchie novità, soprattutto quella della parte economica. Raffaele Imperiale ci apre uno scenario che è inquietante. Perché è inquietante? Perché noi siamo sicuri, insomma, che i nostri soldi sono separati da quelli del narcotraffico. No, nelle vostre tasche entrano anche i soldi del narcotraffico. E questo lo spieghiamo nel libro, come questi soldi entrano nel circuito legale. Raffaele Imperiale, grazie alla sua collaborazione, grazie alle nostre indagini, ecco, ci fa capire come questo avviene. Pensate che i soldi del narcotraffico sono anche funzionali ad aggirare gli embarghi. L'embargo di uno Stato, attraverso i soldi del narcotraffico, attraverso il cash del narcotraffico, e attraverso il sistema delle fatture false, che sembra un reato stupido, ma non lo è, perché le fatture false fanno girare il cash, perché gli imprenditori, tra virgolette sani, che in realtà poi non lo sono,
hanno bisogno del cash per pagare gli operai in nero, per pagare i tangenti. E chi è che c'è il cash in Italia? Tanto cash ce l'hanno i narcotrafficanti. E Raffaele Imperiale era il principale fornitore di cash a questo sistema delle fatture false. Che vi dico, lui circa 2.000 settimane esportava verso l'estero attraverso questo sistema, e poi questi soldi finivano nelle mani degli imprenditori del nord che appunto avevano bisogno di pagare tangenti. Questi soldi finiscono nei paesi appunto per agitare gli embarghi. Comunque tutto questo sistema è descritto nel libro. Ecco cosa offre poi anche Raffaele Imperiale come novità rispetto al camorrista, rispetto diciamo al narcotrafficante classico. E lui fa capire, insomma, infatti lui a un certo punto, pensate, lui vive all'estero, non vive in Italia, vive lontano dal territorio, e lui a un certo punto confonde il bene con il male, cioè non vede più questa netta distinzione tra la parte lecita e la parte illecita. Poi capisco perché a un certo punto i soldi, quelli leciti e quelli illeciti, si uniscono, si confondono, e quindi all'estero questa percezione, vi dico che effettivamente la netta distinzione tra lecito e illecito si perde molto, soprattutto a Dubai. E lui dice appunto di Dubai, in uno dei tanti interrogatori, che vivere a Dubai è come vivere su una giostra, è un mondo talmente irreale dove tutto è relativo. E in effetti lui, pensate, ha vissuto in una suite del Burj Al Arab, albergo diciamo a 7 stelle, per due anni con tutta la famiglia. Voi pensate a prenotare una vacanza al Burj Al Arab per una settimana, uno ci pensa un po', lui ci ha vissuto per 2 anni. Quindi ecco, questa è la dimensione di Raffaele Imperiale. Non è che ci fai tutto, non ci fai proprio. Quindi questa diciamo è per rispondere un po' alle sue domande. E allora Daniela, vabbè, quelli che sono qui nella maggior parte dei casi conoscono bene Daniela, sanno che lei è una cronista fina e di lunghissimo corso, quasi 40 anni di attività al mattino, e un cane di presa veramente, cioè una che quando azzanna la notizia va avanti e non molla fino a che non è arrivata dove lei vuole arrivare. Questo non è il primo libro che Daniela ha scritti altri. Lei comunque veramente ha dato il meglio nella relazione, voi la vedete così, cioè una la vede così, ma quella è una che non molla e che ha un altissimo livello di professionalità. E il mattino della grande cronaca di alcuni anni fa aveva in lei proprio una punta di diamante. Allora, oltre a spiegarci e raccontarci il suo essersi calata nella vicenda, nella storia di Raffaele Imperiale, mi piacerebbe che lei ci spiegasse, ci dicesse se questo tipo di criminalità delle criptovalute, e così come l'ha descritta anche Tommaso, con una perdita di confine fra il bene e il male, sia più o meno pericolosa, dannosa e di quella che lei ha conosciuto per esempio negli anni 80 o 90. Allora, grazie Titti, grazie a tutti voi che mi avete fatto prendere punti nella gara con Montanico, e grazie a Titti in particolare, perché per questo libro lei si è spesa molto, e non accade solitamente tra colleghi, è difficile che questo accada. Io sono molto contenta, oltre che per il libro, anche per me stessa e per poter contare su più amici. La criminalità. Allora, secondo me con Imperiale, ma anche con diciamo, le ultime vicende proprio criminali, si scardinano completamente le definizioni di criminalità organizzata. Noi abbiamo sempre considerato la criminalità organizzata, per definizione, diventa organizzata nel momento in cui domina il territorio e ha anche l'altra caratteristica importante che salta, il rapporto con la politica. Imperiale la politica non la calcola proprio, cioè per lui il sindaco di Castellammare è praticamente un pezzente,
Dubito addirittura che sappia, se non in maniera, perché lo viene a sapere incidentalmente, chi è il capo del governo. Cioè, per lui tutto questo non esiste. Per lui esistono solamente la cocaina e i soldi. La cocaina perché? Perché la cocaina è la merce che gli permette di realizzare più guadagno in una mano. Cioè, la cocaina in origine non costa niente, è un albero, una foglia, questo è la cocaina. Lavorarla è semplicissimo, lo fanno anche nelle aziende, come se da noi si fanno qua, nei sottoscala. Non ha un valore intrinseco alto, quello che gli dà valore è l'illegalità. Quindi la cocaina passa in una mano da un valore 5, si paga un chilo di cocaina, imperiale non la paga manco 5.000 euro, la vende a 40.000 appena tocca il suolo italiano, un plusvalore del genere non ce l'ha nessuna merce. Quindi questo è il valore e lui la tratta esattamente come una merce, lo raccontano i magistrati. Lui non parla neanche di droga, di cocaina, lui parla di merce. Lui pensa di essere un imprenditore, di avere una propria azienda di grande successo, un'azienda internazionale, e tutto il resto, nella morale, nella politica, sono cose che a lui interessano. È più pericoloso? È meno pericoloso? Io non lo so, è certamente però necessario tenerne conto se vogliamo capire dove stiamo andando. Perché mi è divertito tanto Imperiale? Perché poi alla fine non solo ci proietta in un mondo diverso, ma anche forse più vero. Io vi faccio solo una notazione. Poco fa abbiamo votato per le europee. Ora, i paradisi fiscali e la possibilità, per esempio in Olanda, di pagare molte meno tasse e quindi anche di commerciare facilmente, perché sono posti dove è facile la falsa fatturazione. Cioè, oggi non è necessario andare alle Cayman per trovare il paradiso fiscale, si va in Estonia, si va in Lettonia, noi li teniamo alle nostre porte e fanno parte anche dell'Unione Europea. Io non ho sentito un partito che accennasse a questo, che è il problema centrale, perché fino a che noi avremo dei paesi che usano denaro illegale oppure che riescono a essere attrattivi per i criminali e per chiunque non voglia far pagare tasse, non voglia pagare tasse, ovviamente non possiamo neanche parlare di concorrenza. La concorrenza è inesistente se noi abbiamo a che fare con del denaro che viene e che è totalmente a nero. Questo secondo me è uno dei problemi centrali che invece noi non consideriamo mai. Come il terrorismo, scusate, ma i terroristi come le comprano le armi? Cioè, mica certo non vanno col cash. Quello che gira è cash in maniera figurata, perché poi gira attraverso wallet, che sono portafogli telematici. Cioè, in realtà i soldi non si muovono mai. Cambiano i proprietari degli stessi soldi, e non cambiano mai il denaro fisico. Il denaro diventa diciamo un'entità quasi sovrannaturale. Non abbiamo più a che fare con i soldi come li intendiamo noi, che servono per pagarci la vacanza, per comprare il pane. No, perfino i delitti non avvengono più andando ad ammazzare, ma ci sono delle vere e proprie agenzie dove si commissiona il delitto. Quindi non è più neanche necessario l'organizzazione, il controllo del territorio, nulla di tutto questo. Questo è pericoloso, secondo me è pericoloso nello stesso modo in cui noi siamo passati da una società di capitale di manifattura a una società di beni immateriali, a una società di finanza. Secondo me nella camorra è successo, nella criminalità, perché qui non parliamo neanche più proprio di camorra, è successo lo stesso procedimento. Non abbiamo più nulla di materiale, nulla di fisico, ma abbiamo solo il denaro come entità astratta che domina il mondo. In questo senso secondo me Imperiale è interessante, perché ci racconta
in qualche modo quello che noi stiamo diventando è quello che sempre più diventeremo. Il modello di imperiale, cioè quando imperiale dicono, io lo racconto spesso perché mi fa ridere, l'ho sentito in aula, gli avvocati lo pressavano perché lui aveva fatto un pagamento a una ditta che gli aveva trasportato la cocaina. Il pagamento era di 500.000 euro. Questo qua l'avvocato voleva farlo cadere in contraddizione per dimostrare che lui non aveva realmente pagato. Allora dove era il deposito? Come ci si arrivava? A un certo punto questo si scoccia e dice: ma scusate, voi state parlando di 500.000 euro, ma secondo voi 500.000 euro io ve le andavo a portare? Ma 500.000 euro per me non sono niente, io non so neanche chi gliele ha portati, ho detto che si doveva pagare, ma poi sono fatti loro. Io non entro in queste cose, io guardo la contabilità, cioè se sono entrati un numero sufficiente di milioni o di miliardi, il resto non sono fatti miei. Stessa cosa quando gli chiedono, devono accoppiare il nickname con la persona che parlava al telefono. Allora lì, diciamo, quelli che ricorrono più frequentemente li identifica, fino a che arrivano ai bassi livelli e lui dice: no, di questi dovete chiedere alle persone a cui io facevo riferimento sul territorio per i diversi settori. Perché avevo un'azienda in cui uno era il responsabile della logistica, uno era il responsabile della merce, cioè dell'importazione della cocaina, uno era il responsabile dell'oro. Io avevo a che fare con loro, ma con questi qui, con questa bassa manovalanza, io non avevo niente a che fare. Io dirigevo da Dubai e davo disposizioni, poi toccava loro realizzare. Insomma, come se ad Agnelli avessero chiesto di Ciputi. Questa era la dimensione. E quindi i ragazzi, la gente che muore, il territorio, la piazza di spaccio, noi abbiamo visto Gomorra, no? Quella, come si chiama, Imma che va nella piazza di spaccio, eccetera, eccetera. Tutto questo per lui è inesistente. Non, sono cose da manovalanza. Se questa manovalanza vive o muore, a lui non gli importa, a lui gli interessa un'unica cosa, il fatturato. Finché il fatturato dell'azienda va bene, e lui dice che va bene anche se passa, quanti carichi è necessario che debbano passare? Pare 2 carichi su 6, cioè 2 su 6. Quindi immaginate quando, se gli altri vengono sequestrati, va bene, non ha importanza. L'importante è che ne arrivino 2 su 6, perché su quei 2 lui guadagna tanto da ripianare tutte le perdite precedenti. A lui, se arrivano sui 2 carichi, il resto non gli interessa. È immorale? No, lui è amorale, lui non ha l'idea della moralità. Il bene, il male, i figli, eccetera, eccetera. Sono cose di cui ci preoccupiamo noi umani. Lui, no, non è, proprio non, quando gli chiedono, sì, vabbè, ma alla fine tu che vuoi da me? Io che ne so di queste cose? Non, è un mondo diverso, però io temo che è un mondo verso il quale noi ci incamminiamo. E attenzione, gli imperiali possono essere anche i nostri figli. In che senso? Nel senso che sempre più frequentemente, la mia spero che sia ormai fuori fascia di rischio, però sempre più frequentemente sono i giovani anche della buona borghesia che cominciano perché? Per questo, perché si parla di denaro, non si parla di sangue, non si parla di, neanche di potere, solo di soldi. I morti di questi giorni, noi ne abbiamo discusso tanto, molti li attribuiscono alla malavita organizzata. Io temo che siano frutto dell'assenza di controllo del territorio. Cioè, questi ragazzi hanno un modello da imitare, che è quello del boss, non hanno nessuno che gli impedisca di fare di testa loro e pensano di fare gradassi ammazzandosi l'uno con l'altro, senza capire che chi comanda è molto molto più lontano e se deve ammazzare, certo non va a prendere la pistoletta modificata, a chi ammazza per lui. Questo è straordinario, questo racconto, veramente. E per me anche la lettura di questo libro
ha schiuso veramente livelli di approfondimento su cose che in realtà mi ero anche interrogativi che mi ero anche posta, però mi pare che questa rappresentazione così vivida, così illuminante e anche inquietante sia di grande interesse. E allora forse abbiamo ancora un po' di tempo per qualche altra considerazione dopo quello che ha detto Daniela, magari chiedendo a Gigi, ancora a Tommaso e alla stessa Daniela, una breve battuta su una questione che pone proprio Paolo Siani nella introduzione. A un certo punto Paolo Siani parla dei beni sottratti alla Camorra e delle strategie per intervenire in qualche modo anche con una capacità di orientare i giovani verso direzioni che siano diverse dalla manovalanza criminale, magari proprio sfruttando questi beni che stavolta sono materiali, sono consistenti. E lui fa addirittura un elenco e anche un'indicazione del valore che hanno. Allora la domanda che vorrei fare a Gigi è così difficile? Perché è così difficile fare in modo che i beni sottratti alla Camorra vengano utilizzati nella lotta contro i clan? Beh, questo pone una questione annosa sull'attività dell'agenzia che gestisce i beni confiscati, sulla burocrazia e i meccanismi molto complicati, sulle ostilità che si trovano quando si acquisiscono aziende, perché poi dopo le aziende significa gente che lavora e ha lavorato al nero magari, però aveva di che mangiare tutti i giorni, e poi come si gestiscono, in che tipo di mercato e che concorrenza, quindi è qualcosa di complicato e non facile da risolvere, perché andrebbe rivisto davvero tutto il sistema. Basti pensare che quando si confiscano dei beni si mettono a disposizione, si acquisiscono dagli enti territoriali, e gli enti territoriali o li gestiscono in proprio, ma soprattutto devono avere delle finalità sociali. Quindi non si possono mettere a reddito dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Bisogna avere delle finalità sociali, oppure se sono aziende e imprese, continuare a gestirle facendo in modo che si rispettino le regole del mercato, le leggi, le regole, i contratti, e quindi è qualcosa di non semplice, e soprattutto ha dei costi. Ricordo che qualche anno fa andai a sentire Renato Natale, sindaco della Rinascita di Casal di Principe, e Renato mi cacciò tutta una serie di costi, dice: questi sono i costi del ripristino della legalità. Allora, fai fare il contratto a tutti quelli che non hanno pagato l'acqua per anni e anni, vai a vedere tutti quelli che si rubano la luce, eccetera, eccetera, vai a vedere se le case abusive possono essere sanate, in che modo, perché sennò vanno in mezzo alla... E tutto questo ha dei costi, e quindi la ripristino della legalità costa, non è che è gratis, e quindi... Un'ultima considerazione, quello che ha detto Daniela interessantissimo e anche Montanino interessantissimo, ci pone di fronte a chiunque si occupa di questi temi ad un riequilibrio di approccio culturale. Cioè oggi ci troviamo di fronte ad un tipo di criminalità nuova, per cui c'è anche da chiedersi: quella che si racconta sul territorio si può ancora definire criminalità organizzata camorra, o non è invece gang metropolitana all'americana? Questo è anche un approccio che investe anche gli investigatori, investe anche tutta una serie di meccanismi. Basti pensare appunto la Procura Nazionale Antimafia, le procure distrettuali antimafia, però è un approccio che deve essere un po' diverso. Cioè la storia di Imperiale è le considerazioni che sono state fatte prima, e ci pone proprio di fronte a questo. E anche Daniela giustamente ha ricordato la morte di questi ragazzi, cioè anche io la penso come lei, non è proprio da inquadrare in un'ottica di camorra, la criminalità eccetera, ma è un modello culturale deteriore che proviene da quella storia, ma non è oggi quella storia attualizzata, è altro. E i riferimenti, è cinico fare un discorso di riferimento,
o sono diventati collaboratori di giustizia o stanno marcendo all'ergastolo al 41 bis. Quindi non esistono più riferimenti veri, validi, storici. Cioè, per fare un esempio, quando si era nel centro storico si sapeva che là c'era una famiglia da tre generazioni che si chiamava Giuliano, che era un riferimento stabile per tutti i giovani di quel paese. È cinico dire queste cose, però è in realtà era un riferimento criminale, ma era un riferimento che ti dava delle direttive, quindi tu certamente non potevi andare con una pistola per far vedere a un altro che sei più forte e spari, perché poi arrivava lui e diceva che hai combinato, che hai fatto, insomma. È un modello cinico e deteriore, ma è un ragionamento di approccio che questa storia ci pone, quindi ci fa capire che bisogna ridiscutere e rivedere molte cose che si davano per acquisite. Tommaso. Sì, la domanda qual è? Dove siamo oggi? Raffaele Imperiale, nomen nomen, nel suo nome c'è un destino di una tale grandezza e quello che ci ha raccontato Daniela. Ma oggi, ecco, tutto quello che vediamo accadere per le strade di Napoli, quanto ha a che vedere con questo? E quando le cose sono cambiate in modo così radicale? Qual è la cesura, diciamo, tra il primo e il nome? Interessante capire se la risposta, se la risposta normativa è adeguata, cioè se anche, appunto, tu parlavi di superprocura, eccetera, se anche gli strumenti di legge, l'approccio all'inchiesta, insomma la repressione di questo tipo di organizzazione, se che, insomma, nei termini in cui ne parlavamo, c'è una consapevolezza di questo salto e quindi di una necessità, e in quale modo si può pensare di contrastare una realtà così, diciamo, anche liquida, no? così immateriale, fluida, come lo Stato, cioè non basterà, credo, neanche un modello statale italiano, voglio dire, un ragionamento che comunque implica molta un'organizzazione, diciamo, di repressione che sia interstatale, europea, eccetera. Cioè, questo volevo appunto capire. Sì, una delle maggiori difficoltà quando ci troviamo di fronte a personaggi come Imperiale è che questi agiscono su più stati, e molte volte al di fuori dell'Unione Europea, quindi al di fuori di Schengen, al di fuori di questi accordi, quindi diventa effettivamente difficoltoso. Poi loro scelgono stati come gli Emirati Arabi, dove loro si sentivano al sicuro, perché pur essendoci un trattato, diciamo, giudiziario che prevede anche l'estradizione, in realtà a noi l'affare Imperiale non ci hanno dato con il canale giudiziario. Noi abbiamo fatto l'autorità giudiziaria ha fatto richiesta agli Emirati Arabi e ogni volta ci tornava indietro perché mancava il timbro di Ceralacca, non sto scherzando, questi erano, diciamo, perché mancava la traduzione di un rigo del codice penale, e questo faceva passare mesi. È arrivato fino al terzo grado di giudizio per quanto riguarda l'estradizione e hanno detto di no, non ve lo diamo. Su questo è stato molto bravo il procuratore nazionale antimafia, il dottor Melillo, che con le sue relazioni internazionali è riuscito a portarlo in Italia, con un escamotage, quello di farlo dichiarare cittadino indesiderato negli Emirati Arabi, e quindi ce lo siamo andati a prendere con i servizi segreti. Questo è stato, diciamo. Però dal punto di vista giudiziario ci sono molte difficoltà, e anche come strumenti, guardate, noi oggi abbiamo una grossa difficoltà, e questa l'ha detta anche il procuratore Gratteri. Allora, oggi in Italia non riusciamo a intercettare WhatsApp, non riusciamo a intercettare i canali telematici, se non con il virus. È una cosa difficile e vabbè, non sto qui a raccontarvi. Pensate alla sicurezza nazionale, cioè noi oggi, due terroristi parlano sul nostro territorio con WhatsApp, WhatsApp che usiamo tutti, oggi no, la telefonata classica non la fa più nessuno,
non è intercettabile. Quindi pensate quali sono le difficoltà oggi di noi investigatori per contrastare questi fenomeni. Non vi dico poi il fatto che questi saranno negli Emirati Arabi, stanno in Sudafrica, sono in America. Quindi è veramente difficile. Qui c'è stato il, diciamo, il colpo di genio degli olandesi, la decrittazione delle chat. Anche qui dobbiamo fare un grosso passo, un grosso sforzo in Italia. Dobbiamo, io dico, assumiamo ingegneri, paghiamoli bene, non a 2000 euro, diciamo, come il poliziotto. Però servono per entrare in queste reti, altrimenti guarda, siamo indietro veramente anni luce rispetto a loro. Poi loro hanno, cioè, hanno capacità di denaro enormi. Noi per spostarci, insomma, dobbiamo comprare il biglietto della seconda classe, no, si spostano in un attimo dagli Emirati. Quindi è una lotta veramente impari. E noi ci proviamo, qualche volta ci riusciamo. E, altra nota dolente, Gigi Di Fiore ha parlato dei beni confiscati. Io, questo è veramente un altro tasso che a me, una nota veramente dolente, perché io ho fatto un servizio con Presa Diretta, non so se avete visto la puntata di Presa Diretta, dove hanno parlato di Imperiale, e ho portato a fare il giro alla troupe di Presa Diretta nei luoghi dove abbiamo confiscato i beni a Raffaele Imperiale. Ville, erano ville di lusso all'epoca, io ricordo, nel 2016, in qualcuno c'era qualche calciatore del Napoli, ville a Terracina quasi finita, la costruzione quasi finita. Beh, io sono tornato il mese scorso, tutto abbandonato, e lì parliamo di milioni di euro, cioè non parliamo di la gestione dei beni. Sì, è complicata, però qualche volta, insomma, ci dobbiamo impegnare un po' di più come sotto questo punto di vista. Daniela. No, io quello che volevo dire a proposito del... I beni confiscati richiedono soldi. I soldi non solo perché costa appunto rimetterli a posto, ma perché le aziende, per esempio quelle che si rilanciano sul mercato, affondano tutte. Perché? Perché non solo non possono più godere della condizione privilegiata del timore degli altri sul territorio e del muoversi nell'illegalità, ma dovendo essere legali si trovano a concorrere con quelle stesse aziende che grazie ai soldi di Raffaele Imperiale possono pagare i lavoratori a nero. E questi poveretti quando mai possono sopravvivere? È ovvio che affondino tutte. Cioè, la criminalità alla fine è un portato necessario a questo tipo di società che noi abbiamo immaginato, secondo me. Combatterla con strumenti più avanzati. Nel caso di Imperiale, per esempio, la storia di Imperiale si intreccia per esempio con quella di Carbone, anche lì, che è un socio di Imperiale che è furbissimo, visto che arrestano Imperiale, dove vuole fuggire? In Libano. Per fuggire in Libano passa per la Siria. In Siria naturalmente gli stessi che gli hanno garantito il passaggio lo vendono a un gruppo rivale. Lui è convinto di essere morto, lo salvano i nostri servizi segreti, che in questo caso, come con Imperiale, vengono visti dai soggetti in questione, li buttano a terra quando li vedono, baciano la terra e quant'altro. Però i sistemi, diciamo, di contrasto alla criminalità, per esempio la DEA, che cosa fa? Ha provato a farlo anche a Imperiale, che si faceva, diciamo, per contrattare con la DEA si faceva difendere dallo stesso avvocato di Al Gore, per dire un attimo il livello, se non che questa trattativa non va mai in porto perché poi interviene l'Italia, e anche perché lui è molto incerto, perché gli americani poi, se lui sgarra, fanno una brutta fine. Ma la DEA sostanzialmente, che è quella che noi riteniamo il sistema più avanzato, contratta, cioè io trafficante, continuo a fare il trafficante, ti vendo il carico del mio rivale e tu fai passare, te ne vendo 10 e uno passa. Quindi alla fine è tutto un giro di contrattazione, è tutto un giro di soldi in cui la DEA diventa quasi un altro degli attori in campo.
Per quello che riguarda invece, ecco, i ragazzi non capiscono che si fa sempre una brutta fine, però Titti, io ti voglio dare una notizia, stai attenta perché tra poco capace che fai anche l'esame imperiale, perché anche lui si è iscritto all'università, quindi come ci saranno? Tra poco, per ora ha fatto 3 esami tutti con grandissimo successo. Giurisprudenza? L'anno prossimo, sociologia. O scienze politiche o sociologia? Scienze politiche, paradosso. Vabbè, c'è una visione geopolitica. Ma quello adesso tiene tempo da perdere, perché non potendo più fare quello che per la mai alla fine cosa fate poi nella sua vita alla fine? Dove soldi, tutti soldi. Ma si può spendere adesso questi soldi? Sicuramente sui figli li possono spendere. Sicuramente prima o poi. Ma poi lui il futuro. Però che è il futuro? Di che parliamo? Io ma me la sono fatta, mi sono spangata. Allora, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, dire qualcosa, non lo so. Io c'ho una domanda. Abbiamo un po' di tempo, poco, però ce l'abbiamo. Ma vai, facciamo quello che faccio io. No, vabbè, io credo che innanzitutto bisogna ringraziare Montanino e Daniela perché con questo libro hanno reso un grosso servizio. No, questo libro va al di là, diciamo, di una semplice pubblicazione, perché portano a conoscenza di fatti in maniera dettagliata veramente inquietanti. Io brevemente voglio fare una domanda che riguarda proprio Imperiale, perché questo è un personaggio, come giustamente ha detto Montanino, che rischia di essere affascinante. Non lo è. Per me non lo è, però per alcuni, per molti forse può diventare un modello, ecco. Ma Imperiale nasce come appunto un figlio di un imprenditore, probabilmente per bene, non lo so, fino a quanto per bene, insomma, però come tanti. E per arrivare dove è arrivato ha dovuto fare una certa strada. Quindi questo suo scollegamento dalla società normale, come dire, è uno scollegamento che è avvenuto a un certo punto, ma per arrivare a quel punto è indubbio che Imperiale abbia dovuto fare dei passaggi anche di rapporto diretto con la società, con la politica, con gli amministratori. Dalla sera alla mattina è arrivato a diventare quello che è diventato. Lui è un broker. Lui è uno che compra e vende. La politica che c'entra? Lui non è che fa, il padre ha rapporti con la politica, perché per costruire ha bisogno del permesso edilizio per dire, no? Lui no, lui è uno che compra come nel mondo della finanza, uno che sposta i soldi da una società all'altra. Lui lavora solo col telefonino. Non ha neanche il Daniela, computer, oggi, il computer, ieri, no, dire, no, lui però comincia con, sì, lui comincia, perché il fratello ha il coffee shop, lui comincia a vendere per conto del fratello e quindi trova dei soci d'affari in Olanda riesce a entrare in contatto con i colombiani e quindi rifornisce gli scissionisti. Lo so, però questi l'unico passaggi presuppongono rapporti. Presuppongono rapporti commerciali, non presuppongono rapporti col territorio. Lui magari viene anche sul territorio, ma poi correggimi tu, più di me, ne sa naturalmente Montanino, ma non ha un rapporto stabile col territorio. A Scampia fa i morti, ma sì, lui, quelli che stanno lì, lui conosce Amato, conosce gli alti livelli del clan degli scissionisti, ma il resto no. Non conosce i suoi, figuriamoci se conosce quello degli altri. È un mondo diverso, è un mondo di commercio. È come Agnelli poteva al limite conoscere i suoi dipendenti, ma l'azionista della Fiat no.
domando? Ok. Allora, io mi rivolgo ai cronisti, no? Che qua sono ben rappresentati, ma anche all'investigatore, se non lei si occupa di questo. Perché mi interessa ritornare un attimo al rapporto tra quello di cui stiamo parlando e poi la realtà locale, insomma, no? Quello che succede nelle strade di Napoli, eccetera. Sì, diciamo, la criminalità è arrivata a questi livelli di globalizzazione e di sofisticazione, no? Anche, diciamo, tecnologica. Ok, questo che cosa vuol dire per chi invece sta sul territorio, nelle strade, eccetera? Questa situazione così fa terra bruciata, diciamo, a livello locale, nel senso che se tu non ti metti comunque a un certo livello di globalizzazione, di tecnologia avanzata, eccetera, rischi di non poter più, diciamo, lavorare sul terreno. Cioè, questa così è la mia ipotesi, no? Oppure, come dire, è una mia interpretazione. Quindi di ritrovarci con una criminalità organizzata molto, come dire, fluida anche questa, però a livello proprio di mine vaganti, di cani sciolti, di persone pericolose, di ragazzi che tengono il ferro in tasca solo per sparare se qualcuno gli sporca la scarpa e cose di questo. Quindi veramente un livello molto terra-terra. E quindi questo non disarticola anche le piazze di spaccio, l'organizzazione locale, eccetera, eccetera? Questa è la mia domanda. Io credo che poi dobbiamo chiudere perché abbiamo l'altra presentazione al dialogo. Allora, le rispondo tra virgolette dal campo. Il problema di oggi è la frammentazione. Purtroppo, ecco, prima Scampia era gestita prima da Di Lauro, poi da Yamato Pagano, c'era il riferimento, come diceva Gigi Di Fiore. Oggi in ogni palazzo c'è quello che comanda il palazzo. Questa è la realtà di oggi, quindi è una realtà molto frammentata e provoca i problemi che stiamo vedendo, praticamente si spara per niente perché i ragazzi pensano aspirare al massimo livello sparando il coetaneo. Questo è il problema che abbiamo oggi, la frammentazione, questo sicuramente. Ma secondo me noi stiamo vivendo una situazione che viene ben descritta proprio in più che dagli investigatori e dalla letteratura. La situazione di oggi per esempio mi fa pensare a Ciurma, alla Marsiglia descritta da Ezzò, alle bande di giovani senza più, cioè se questi avessero un riferimento sarebbe più simile a un briatore che non a uno che veramente a un vecchio Di Lauro, che noi Di Lauro, per farvi un esempio, ne abbiamo sentito parlare. Gli investigatori hanno visto Di Lauro per la prima volta quando lui era già un boss di grandissimo livello, commerciava tonnellate di cocaina, eccetera, eccetera, perché il figlio cretino mandò i gregari del padre a picchiare un professore a scuola. E lui per la prima volta dovette andare dal magistrato a scusarsi per il figlio. E quella è la prima fotografia che noi abbiamo di Di Lauro. Questo era il modello della camorra, un po' anche che esisteva a Scampia. L'imperiale noi abbiamo sentito parlare nel 2010 quando già era a livelli stratosferici nel commercio. Questi qui vogliono apparire, vogliono che gli altri li guardino, li ammirino. Loro pensano di essere non Di Lauro, ubriatore, secondo me. Questa è la loro mentalità, un ubriatore un po' più cattivo, più sputtanato, diciamo. Però alla fine la verità è che non hanno un modello di una camorra di vecchio stampo, ma hanno semplicemente la voglia di fare gradassi senza poi averne alcuna struttura. Sarebbe bello continuare, perché tutte queste cose ci hanno schiuso orizzonti, spiragli, curiosità. E io soprattutto da stasera vado via con una suggestione che vi rimando in conclusione, ringraziandovi per la pazienza,
e quello che si diceva sui bravi ragazzi. Questi sono giorni in cui si parla molto dei bravi ragazzi, ce ne sono un paio che, sui quali si evoca l'ergastolo per avere ammazzato le loro compagne o fidanzate, eccetera. Uno l'ha avuto proprio nell'altro. E comunque, bravi ragazzi, qui c'è un bravo ragazzo, tale Corrado Giuliano, leggete, genovese, scusate, Corrado Genovese, che è un'altra parte del racconto, altrettanto affascinante e altrettanto inquietante. Leggete Il Narcos, il libro di Daniele Di Tommaso, perché ne vale davvero la pena. Grazie, grazie a tutti.